gente, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi inizieranno i video delle vacanze da Ischia. Questi sono i primi due giorni, quindi giorno 1 e giorno 2. Spero che questo video vi possa piacere. Quindi ragazzi, prima di iniziare vi lascio un bel pollice in su e seguirmi su Instagram a questo nome. E niente, io vi lascio il video e buona visione. Ok raga, stiamo andando al porto. Sono le 7 e io ho sonno. Arrivati. Non si vede assolutamente niente. Andiamo. Hai sonno, Vivi? No, mica, quando mai? Mica si vede la faccia. Viviana? Dove stiamo andando? A Ischia. Eccolo lì, un piccolo Mattia disperso. Mattia forever alone. Saluta. Allora, aneddoto divertente. Sono andato in bagno, mi è caduto il pacco di tutti dentro la tasca. Indovinate dove è andato? All'interno del gabinetto. Niente, mi sa che ho appilato un gabinetto. Che gioia. Comunque stiamo ancora aspettando, tra poco dovrebbe arrivare il traghetto che poi ci porterà a Ischia con la Medmar. Quindi appena saliamo ovviamente riprenderò altre clip e farò vedere. Pochi. Ci siamo? No. Ciao mamma. Ciao. Arrivati. Stiamo andando. Ok raga, siamo arrivati, ci siamo, poi fare il tour. Comunque piove. Che sfiga. Sì. Allora raga, siccome sto piovendo io mi sono accomodata qua, intanto c'è tutta la roba. Vi farò il tour domani o stasera, comunque adesso vediamo, oppure tra poco, dato che comunque sta piovendo. Anzi, forse ve lo faccio pure il tour, ma non so. Comunque saremo qui per un po', quindi vi farò vedere robe. Non so se andremo a mare, dato che sta piovendo, sono già le 11.36, quindi vediamo un po' dopo. E niente, comunque si sta bene lo stesso. Tanto mal che vada, andiamo a vedere il negozio, comunque giriamo. Ok raga, ecco qua, iniziamo il tour dal bagno. Qua abbiamo lo specchio con la mensoletta, con vabbè, spazzolini e tutto il resto, il lavandino, bidet, il gabinetto perché giustamente siamo a Ischia quindi siamo in Italia, la doccia che è bella grande, poi qua la sedia dove sto seduta io 2 secondi fa, una mensola dove abbiamo poi l'asciugamani e tutta la roba varia, letto 1, letto 2, io dormo lì, mia sorella dorme qui, mio fratello invece dorme qui con ovviamente la scala, e la scala ovviamente si alza e qui c'è la mia borsa con tutta l'attrezzatura dentro. Poi qua c'è una mini cucina con il frigo bar, mio fratello, e vabbè, i mobili e la cucina, un mini tavolo con 3 sedie perché poi il tavolo vero e proprio sta fuori, dato che mangeremo fuori, un letto matrimoniale con la mensola sopra nel quale sbatteremo la testa molto probabilmente. Lì un comodino, qua l'armadio con tutti i vestiti dentro, eccetera. E niente, questo era il tour della stanza. Ovviamente qua c'è la finestra e di qua invece abbiamo il piccolo giardino che poi farò vedere magari dopo. E quindi niente ragazzi, questo è il mini appartamento, il tour è già finito, spero vi sia piaciuto. Comunque adesso decideremo un po' cosa fare, dove sta piovendo. Ok raga, allora siamo andati a fare la spesa, poi abbiamo mangiato, adesso andiamo in spiaggia perché tanto è uscito il sole, come potete vedere qua alle mie spalle, però non credo che adesso mi porterò la GoPro, oppure perché non credo di registrare qualcosa, in caso la porto domani, comunque altri giorni. Raga, ha piovuto, quindi stiamo aspettando di nuovo. Stiamo facendo nuvole passeggere. Going around via Roma. Tra l'altro sta anche piovendo ancora. Sta pure piovendo ancora, quindi ci stiamo anche bagnando, ma hey, va bene. Vivi? Cosa ti piace? Fai vedere. Ok,
sembrerebbe aver finito di piovere, quindi adesso stiamo continuando a camminare. Ho comprato un portafoglio che poi vi farò vedere in un video alla fine delle vacanze. Ci sto facendo notte, però vabbè, chi se ne frega. Tanto dopo torniamo a casa, mangiamo e poi riusciamo la sera e probabilmente andiamo da qualche parte. Comunque, bella così che nessuno mi sta guardando male in questo momento, che bella cosa. Ma ti mettono. Photoshoot in atto. Ok, ho scattato un paio di foto che saranno venute sicuramente male perché le ha scattate mia mamma, quindi probabilmente nei prossimi giorni farò qualche selfie. Comunque adesso stiamo camminando per tornare poi verso casa, perché sono le 8:10, quindi stiamo andando a mangiare e poi dopo scendiamo di nuovo. Oh mio Dio, i grilli, che schifo. Comunque, giusto per dire, c'è pericolo caduto topi perché ne abbiamo visto un paio l'anno scorso, quindi mi sa che mi faccio un po' più al centro di strada, fa niente che mi buttano sotto. Dalla regia mi dicono che piove, ma cioè, io buon tempo, grazie, per favore, vorrei tornare a casa. Ok, ha smesso, approfittiamo, corriamo, via, 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 via. Che figato il cielo blu dietro. Stiamo tornando a casa. Ok, laggiù ci sono parcheggiati i miei yacht, poi vi farò vedere. Ovviamente comprati con i soldi di YouTube. Qua invece abbiamo una riscafo, la nave di qualche cosa, Summer Breeze. E niente, andiamo. Ok, da adesso però guarderò la strada perché sinceramente non ho voglia di cadere a mare, dato che non so nuotare, quindi non vorrei affogarmi, capito? Ok raga, siamo quasi arrivati a casa, qua c'è la fermata dello stazionamento dei Pullman e praticamente casa nostra è di fronte. È appena passata una che mi ha guardato male, quindi ho stoppato. Comunque dicevo, niente, adesso torniamo a casa, mangiamo e poi non so se usciamo di nuovo o meno, perché comunque pioveva, quindi boh. Comunque sì, questo è lo stazionamento dei Pullman, qua c'era una tipo fontana e lì di fronte, tipo di rosso Pullman, c'è il cancello appunto dove dovremmo entrare per entrare a casa nostra. Comunque sì ragazzi, boh, non ho portato il Gorillapod bar treppiede, quello che uso di solito per registrare vlog, però probabilmente domani lo userò. Buongiorno raga, il giorno seguente, ieri sera era tardi, quindi non vedo la buonanotte. E niente, siamo andati solo a casa di mia zia, quindi non vi ho ripreso nulla. Dopo andremo al mare, quindi vi porterò la GoPro e questa volta registriamo. Ci vediamo dopo. Allora raga, sono le 10, dopo andremo al mare, quindi vi porterò con me. Ovviamente, dato che abbiamo anche il materassino, metterò lì su, farò qualche clip e vedremo un po' come me la situo. Comunque, ho le occhiaie, penso di sì, vabbè. Ci vediamo dopo. Comunque prima andiamo a fare un po' di spesa perché non abbiamo niente di niente, quindi a dopo. Tra l'altro pure il telefono scarico, quindi lo dovrei mettere in carica, ma hey, chi se ne frega. Visto prima, siamo tornati a casa, abbiamo mangiato e tutto il resto. Avevo portato la action cam al mare, infatti ho fatto anche delle riprese, però il video in acqua praticamente l'ho perso, non so come né perché, e quindi vi ho caricato solo appunto quella parte che poi ho registrato dopo in spiaggia. Comunque siamo qui altri 6 giorni, quindi ho voglia di riprese che posso fare sott'acqua, in acqua eccetera, quindi da domani dovrò stare un po' più attenta. Tra l'altro pure la batteria scarica e la batteria è rimasta incastrata nella action cam, quindi non la posso cambiare, le mie 3 batterie di riserva sono inutili. Yeah, che bello. Comunque sia, mi sa che quando torno a casa provo a mandare un'altra email alla roba, al tizio che mi ha venduto questa tramite Amazon ovviamente, così per vedere se me ne manda un'altra, dato che un'altra già me l'aveva mandata siccome si era rotto praticamente il coso per caricarla, e quindi me ne ha mandato questa, ma in questa si è incastrata la batteria,
Quindi se riesco a farmi inviare un'altra, bene, altrimenti mi tengo questa e poi quando si romperà un giorno magari mi compro o la Xiaomi o comunque una GoPro. Anche se non credo, perché non voglio spendere tutti questi soldi per una action cam che userei solamente per fare le riprese sott'acqua così. Perché poi comunque la mia priorità è prendermi per il momento una macchina fotografica migliore. E niente, sono fuori al giardino adesso che sto aspettando perché sono le 5:10, quindi tra poco in teoria dovrebbe venire mia zia qua. E poi magari stasera, dopo mangiato, usciamo eccetera, perché tanto comunque c'è un bordello di gente. E se mi comprerò altre cose oltre al portafoglio che ho comprato ieri, vi farò un piccolo video haul appunto da caricare una volta tornata dalle vacanze. Altrimenti, mannaggia le miserie a ste mosche, niente, vi farò vedere solo il portafoglio che ho comprato, comunque quello che ho preso. Comunque, se ancora non mi seguite su Instagram, seguitemi @irene.boiano, in descrizione oppure comunque qua mi è comparso. E mi raccomando, seguitemi così potete vedere le mie stories e quello che faccio. Specie solamente per la roba che non sono riuscita a salvare da questa, però vabbè, ce ne faremo una ragione, insomma, ne prenderemo altro domani. Io intanto ho anche trovato un bel modo per guardarmi video, quindi adesso magari ve lo mostro. Quando vi ho fatto il video dell'attrezzatura non vi ho messo poi la foto di questo alla fine. E qua, come vedete, appunto il mio mini gorilla pod barra tre piedi, che è grande quanto la mia mano, un poco di più forse. Comunque sì, qua ci metto il telefono e poi lui si mantiene così all'impiedi, io collego le cuffie al telefono e lo uso tipo come mini schermo, e devo dire che funziona alla grande, quindi ho avuto una bella idea. Comunque là c'è il materassino che vi dicevo nelle clip di stamattina, che purtroppo non sono riuscita a far vedere, ma domani spero di usarlo. E niente, vedremo un po' come va la situa. Ah, comunque camminiamo un po'. Sto usando il coso rosso che vi ho fatto vedere prima. Comunque vi volevo raccontare una cosa. Praticamente ieri stavo camminando tranquillamente per entrare all'interno della stanza che poi vi ho fatto vedere nello scorso video, oppure comunque nella scorsa giornata. E niente, entrando io vado convinta, giustamente scivolo, boom, mi trovo a faccia a terra e mi sono uccisa. Praticamente mi sono fatta male qua e anche il ginocchio, che è praticamente gonfissimo e ho un livido nero enorme. È molto comodo andare in giro così con il telefono fermo là sopra e questa cosa in mano, perché comunque le riprese sono più stabili, almeno credo e spero soprattutto, e comunque si vede meglio. Comunque sia, mi spiace se non si sentirà tutto alla grande e se si sente anche la musica in sottofondo, ma qua c'è un ristorante proprio di fronte a noi, quindi c'è la musica praticamente tutto il giorno, e mi spiace se non si sente troppo bene, ma non ho un microfono esterno, quindi è una cosa che dovrei fare, però non mi conviene comprarlo, anche perché ho, come già detto, ho intenzione di comprarmi una macchina fotografica per fare appunto il vlog, tipo una compatta, una cosa del genere, perché comunque non è che posso andare avanti sempre con il telefono, dato che comunque poi si scarica, comunque la batteria se ne va a fare un giro, insomma, quindi vedremo un po'. Non so se riprenderò qualcos'altro qui, ma probabilmente no, riprenderò qualcosa direttamente se usciremo. E sto organizzando le riprese in modo da dividerle per giorni. Cioè, praticamente ho fatto una cartella chiamata Ischia Day One, dove appunto ci ho messo tutte le clip registrate il primo giorno. Poi un'altra cartella chiamata Ischia Day Two, che ci ho messo e ci metterò tutte le clip che sto registrando oggi. E farò una cartella così per tutti i giorni che staremo qui. Raga, prima alla fine siamo scesi, come avete visto dalle clip, adesso siamo tornati perché viene mia zia e mezza. E niente raga, è venuta mia zia come vi ho detto, poi se ne sono andati, abbiamo fatto uno
prima un aperitivo, poi se ne sono andati, abbiamo mangiato e adesso siamo qui con il pigiama perché è tardi. Sono le 11, 10 e mezza, boh. Comunque ci andiamo a dormire tra poco, quindi niente, buonanotte. Probabilmente questo secondo giorno sarà finito qui.